Ragazzi, sono Daniele Proietti, benvenuti a questo nuovo video. Ciao! Ciao, come state? Spero bene. Ragazzi, sotto nei commenti mi state facendo morire da risate. Cioè, scrivete dei commenti fantastici. Allora, per prima cosa. Sti cosi li metto nel buon umore. Allora, è un po' di giorni che lo scooter comincia a strattonarmi. Premente, quando partiamo da fermi si sente e poi parte, mentre la partenza non è fluida come è sempre stato, ma comincia a strattonare. Questo mi ha cominciato a farlo da un po', la mattina a motore freddo, praticamente appena lo prendiamo, quando è freddo fa così, strattona. Poi dopo, quando si scalda, comincia a non farlo più. Se anche a voi vi fa questo, è premente la frizione che è arrivata e deve essere cambiata. Io ho comprato qui una frizione top performance. Questo è modello economico. Frizione completa Honda SH300. Come sempre vi linko sotto nelle descrizioni il link e tutti quanti i codici. Vi faccio vedere com'è fatta. Eccola qua. Premente i nostri scooter, tutti gli scooter sono fatti allo stesso modo. Hanno la frizione centrifuga, che premente è questa qua. Questa è la frizione. Questo è il kit completo, comprensivo di mollette che si trovano qui dentro. Ci sono delle molle che premente fanno sì che questo, quando gira, qui a mano è difficilissimo farlo. Questo si trova dietro vicino alla ruota, qui c'è la campana. Quando la cinghia lo fa muovere, i ferodo si allargano, stringono sulla campana e trasmettono l'effetto rotatorio sulla ruota e noi andiamo. Quando il ferodo si consuma, noi stiamo camminando col ferro. Non dobbiamo neanche aspettare troppo, non dobbiamo esagerare, perché se no dopo andiamo a rovinare la campana. È un po' come i freni a disco, praticamente, il sistema. Anche le pasticche del freno a disco. Dei nostri freni c'è il ferodo, che è questo, è lo stesso identico sistema. Questo lavoro è uguale per tutti gli scooter, come per il mio vecchio Sport City, come il 150, come il SH300, sono tutti uguali. L'unica cosa che cambia è la dimensione della frizione e la forma del carter che andiamo a smontare. Ok, non c'è altro da dire, bisogna andare a cambiare questo pezzo che ovviamente abbiamo già comprato e l'andiamo a fare sul lavoro. Vai, andiamo subito a fare il lavoro, vai! Brucola da 5. Ecco, campana e sotto c'è la frizione. Ragazzi, oggi per la prima volta non utilizzerò il compressore. E vi farò vedere come smontare una frizione senza compressore, e cioè con questa, una chiave per smontare le campane. L'ho comprata, è nuova nuova, guardate quant'è bella, costa pochissimo, ve la linko sotto nelle descrizioni. E ora vediamo se funziona. La chiave, eccola qua, è semplicissima. Questa si regola in base al tipo di fori che dobbiamo andare ad innestarci. Guardate qua, ci sono dei pioli più piccoli e più grandi. Ovviamente qui abbiamo una forte coppia, dobbiamo prendere quelli più grandi. Io me faccio così, si mette così, sperando che non usci fuori tutto, e poi lo vedi. Per bloccare la campana, io devo girare in senso antiorario. La cosa brutta è che io devo fare tutto con due mani. Rendetevi conto l'utilità di avere un compressore. Io adesso l'avevamo già smontata, invece adesso bisogna fare questa manovra. Allora, metto qui di lato, devo controtenere, la vedo male, eh? Allora, vediamo così che se va.
Eccolo, eccola, eccolo! Yeah. Poi questo deve uscire. Eccolo. Allora, questa è la frizione. Vi faccio vedere la differenza. Eccola qua. Questa frizione non so quanti chilometri ha, perché mio fratello aveva detto che l'aveva già cambiata. Dovrebbe avere circa 30.000 chilometri, non so. Ancora non sono quasi completamente consumate. Vedete qui questo spacco? Questo qui ancora un pochino ci sta. Questo è quello nuovo, guardate voi la differenza di spessore tra i due. Quanto ce n'è? Io, visto che ci sto, la cambio senza che arrivo a consumare, però questa qua, diciamo, ancora teoricamente un po' ci va ancora. Ora, per cambiare la frizione, dobbiamo smontare questo dado che si trova qua. Bisogna fare attenzione perché qui ci sta la molla di contrasto che preme la cigna, che è questa qua. Se non vogliamo cambiare la frizione e la vogliamo mantenere ancora, basta che prendiamo un po' di carta vetrata, questa è una P80, bella ruvida, e facciamo così. Non in senso rotatorio, ma verso l'interno e l'esterno, così. Facendo così, diciamo, gli ridiamo più grip a tutti quanti ferodo. Stesso lavoro lo possiamo fare sulla campana. Vediamo un attimo, una pulita. Anche qui possiamo fare lo stesso lavoro. Allora, prima di procedere allo smontaggio, questo... La frizione deve avere un diametro limite di 135,5 mm. Se noi abbiamo una frizione particolarmente consumata, dobbiamo fare questo. La misuriamo praticamente dal centro, andiamo a vedere quant'è. Questo è 135. Per cambiare la frizione abbiamo bisogno di smontare questo grosso dado. Questo qui è un 41, guardate che bestia. Io ho comprato questa chiave, che ve la linko sotto nelle descrizioni, perché qui io potrei optare con un pappagallo, ma dopo è un po' pericoloso, bisogna fare attenzione perché poi questo schizza via, poi qua si riga tutto. Compriamo una bella 41 e siamo a posto, e vai! Siccome questo è l'attacco da 1, dobbiamo comprare il riduttore, questo, che facciamo così, e poi questo, che chiave, e ora passiamo smontare in senso anti orario. Fatevi aiutare, mi raccomando, non fate come me che fa tutto da solo. Ok, dobbiamo semplicemente allentare. Ah, non ho tempo da perdere. Eccolo, eccolo, sta uscendo, ci siamo. Wow, eccola, sì, evviva la pistola. Ok, eccolo, guardate qua quanto è grande questo. Poi lo rimettiamo nello stesso verso di com'era. Io ci metto un pallino. Eccole qua. Allora, mi pare di ricordare che praticamente mio fratello aveva già cambiato la molla e mise questa, che è la molla gialla. I'd like to love you, love you. 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 I'd like to love you, love you
to love you.